Allora, ragazzi, giorno X, penso siano passate 2 settimane, forse anche un po' di più, e io questi giorni non ho registrato tanto in realtà, sono stati giorni un po' particolari, però mo, se ricomincio. Rock Training Camp parte 2. Dopo 3-4 giorni di. Proprio successo, però. Di esatto, insuccesso. Riparte. Proprio. Fammi un po' te, fammi un uno. Se si vede qualcosa. Sì, però penso di sì, dai. La mano che non colpisce di perde. Sempre col baricentro allineato. Ah, vieni, bam! Capito? Non parti troppo da dietro. Vieni, fai proprio un passettino. Cioè da qua fai. Sto gancio, bel Piero, ti spacco il culo. Difendi, va. Allora, ragazzi, come credo di avervi accennato, sono stati giorni un po' particolari questi qua. Ci sono stati un po' di dubbi esistenziali su quello che voglio fare nella mia vita, chi voglio essere, cosa sono disposto a sacrificare per diventarlo, se ci riuscirò mai, insomma, cosa voglio fare dell'università. Diciamo, mi piacerebbe molto, vabbè, c'ho troppe idee per la testa da esprimerle bene in un concetto, però diciamo ho molti piani per il futuro. In cui l'università c'è in alcuni aspetti e non c'è in altri, diciamo. E, diciamo, una di queste magari che voglio imparare proprio bene è quella dell'editing. Voglio proprio fare tipo video super fighi, cioè a parte vlog fighi, proprio video montati da paura, insomma. Ma non solo, ho veramente un sacco di idee, un sacco di cose che voglio fare e ovviamente, come ogni cosa, c'è il dubbio, riuscirò a farla? Quanto mi devo impegnare per farla? Cioè, sti 3-4 giorni, regà, proprio la mia mente. Penso si sia capita l'idea. Però sono contento, regà, devo dire. Sono contento perché sto puntando una direzione. Ormai sono più o meno 2 anni da quando ho iniziato pugilato, che ho iniziato, insomma, a lavorare su me stesso veramente, su chi voglio essere. E perché lo voglio essere, quello che faccio, cioè, veramente una cifra di idee che sono disposto a svilupparle, sono disposto a rischiare. E tanto, regà, la vita è una sola, nel senso, poi una volta che stiamo dall'altra parte, sti cazzi te pare, tutte cose che al liceo magari ti sembravano così importanti, come oddio quella ragazza quanto è carina, mi piace ma non mi caga e tutte queste stronzate qua, poi in realtà questo per me, non ci provavi neanche a farti cagare, magari quella ci stava pure, però tu eri talmente fermato dalle tue insicurezze che non facevi, non agivi mai, capito? Aspettavi per non si sa che cosa, proprio tipo waiting for Godot, cioè aspetti qualcosa che non ti verrà mai servito su un piatto d'argento, quindi devi smettere di aspettare e andartela a prendere, perché sono un coglione, ecco perché.
Insomma, tutti i cazzi, tutti i mazzi, regà, speriamo bene, sto parlando da 5 minuti e 30, basta, vi ho ammorbato abbastanza, ci si becca dopo, let's go. Sì, sì, abbonda, abbonda. Che ci abbiamo tutti fame, abbiamo fatto il workout. Già, ti prego, sciabbralo bene, però. Pericoloso, eh? Non c'è la lama, però, questo coltello. Forse dovremmo usare quell'altro ciotto. Che hai già trovato, però è un po' complicato, eh. Oh, l'altro giro ce la fai con la falce? No, vabbè. Oh, ole! Pie, vieni a fare un piccolo brindisi. Che sta a fare? Sto tagliando le unghie dentro la cariola. Sì. Cioè, guarda che unghie da lupo mannaro, porco. Guarda quella del piede. Anzi, quella del piede era scremata. Vi ha fa un brindisi. Dai, brindiamo, va. Madonna che bello! Ma che fa così freddo? Quando si è bagnato sì. Olè! Olè! Alla comunità! La droga, ragazzi, va usata con moderazione. Se no, come dicono i narcos, la droga ammazza l'emozione di chi non sa usarla. Quindi fai il bravo e impara a usare questa cazzo di droga. Penso sei pronto ad andare a parlare alle occupazioni. Dei licei di Roma. Secondo me tipo tra 3 anni ti ci vedi alle occupazioni? No, sono tipo il presidente. Sarà il futuro re d'Italia. No, secondo me tra 3 anni però. Allora, se tra 3 anni non sono famoso me sparo. Tra 3 anni non sono famoso me lo del culo. Posso essere sincero, che uno dice sì per passione. Ma che passione? Ma io fai sordi. E che vi volevo dire, squadra? Io vi volevo dire che sì, la passione, cose. Ma dove stanno i sordi? Dove sta il cash? Cioè io tra 2 mesi voglio avere almeno 20.000 iscritti. Là sì che fai i sordi veri, con 20.000 iscritti, cioè. No, vabbè, però inizia a guadagnare qualcosa, magari che ne so, ti inizi a chiamare quello sponsorino che anche me da 2 piotte al mese, cioè, oh, per fare una 2 storie su Instagram in cui dico bonus integratori. Mamma mia, che schifo sto unghio. Pia così però. I soldi, la fama, non si ottiene. Lo so. E sei un po' più pulito. Però capito, all'inizio devi essere real. Poi tipo dopo, puoi fingere. Ah, puoi fingere, dici, vedi, io prima ero real, adesso esatto. Invece... All'inizio, capito, sguazzo nel... Ti deve fregare a cazzo all'inizio. Però perché li devi buttare dentro la cariola? Cioè, che senso c'ha? E dove li butto? Per terra. Dice, meglio? Sì, nel prato, zio. Bah, mirate. Basta. Basta.